Siamo a bordo dell'Amerigo Vespucci, gioiello della Marina Militare Italiana. Fra poco avrà luogo un importantissimo evento, Blue Jobs è il titolo, dall'archeologia subacquea alla tutela ambientale. Seguite il servizio. Siamo con il comandante Recchia. Comandante, è una grandissima emozione per noi essere a bordo di questo gioiello della Marina Militare Italiana, nave iniziata come cantiere nel 1930, varata nel 1931, una storia lunga 88 anni. 87 anni di storia, di tradizioni, di arte marinaresca e soprattutto di formazione e addestramento di tante generazioni di ufficiali di marina. Questo è ovviamente quanto le emoziona essere comandante di questa nave? Tantissimo, io ho fatto la campagna da allievo della prima classe esattamente 30 anni fa, risalirci da comandante è stata un'emozione fortissima, quindi ho vissuto ogni giorno della mia permanenza qui a bordo con un'emozione nuova e continuo giornalmente a ricevere sempre qualcosa di nuovo. Morti e stragi per millenni, perché le microplastiche poi ci possono anche ritornare nella catena alimentare e quindi sulle nostre tavole ogni giorno. Daniela Villani, delegata al mare, assessora al mare, Napoli città di mare, una città che fino a qualche tempo fa il mare lo vedeva veramente soltanto d'estate, oggi grandissime sinergie, grandissime iniziative e lo dobbiamo dire perché noi la seguiamo da tantissimo tempo anche grazie al suo impegno costante. Oggi un momento importantissimo, parliamo di archeologia ma parliamo di ecoambiente. Parliamo di archeologia marina, parliamo di robotica, parliamo del nuovo sviluppo del Blue Jobs. In realtà noi sappiamo anche per vari rapporti che non vi sto adesso a raccontare che la Blue Economy è il futuro, è il lavoro e la possibilità più grande, diciamo, come opportunità per i giovani, per cui noi vogliamo con questa iniziativa insieme a Mare Vivo far diffondere, promuovere tutto quello che il mare, dopo averlo difeso, tutelato, tutto quello che il mare può dare come opportunità di riscatto ad una città come Napoli. Lo stato di salute del mare nel mondo, e il mare è sotto attacco dovunque perché versiamo tutti i giorni inquinamento di tutti i tipi, la plastica ma anche idrocarburi, e poi preleviamo la vita, quindi continuiamo a pescare in maniera dissennata e quindi il mare quanto ce la farà ancora? Io non lo so. Noi viviamo nel Mediterraneo e viviamo in, che ancora sta abbastanza bene, per quanto tutte le ricerche dicono che uno strato... delle immagini drammatiche del mare in Cile. Del mare in Cile, ma insomma un po' dappertutto, però c'è, pensate che il Mediterraneo, uno strato è tutto pieno di microplastiche che noi non vediamo, ma tutto il Mediterraneo è pieno, quindi voglio dire il mare sta veramente male, ha bisogno che noi uomini cambiamo rotta, cerchiamo di capire che la nostra vita viene dal mare, dalla biodiversità marina, non è che il mare perché sono acque salate, ma perché è un organismo vivo di animali e vegetali che sono in combinazione tra di loro e fanno sì che il mare possa esercitare un ruolo straordinario di polmone blu.